È una mostra che propone i quadri di un pittore reggino che si chiama Mintom, in arte Mintom, però è Tommaso Minniti. È un pittore che ha una risonanza importante su tutto il nostro territorio nazionale e che merita di essere conosciuto ancora di più perché i suoi dipinti e la sua tecnica multiforme, possiamo definirla così, lo colloca in uno spazio artistico di grande interesse innovativo e sperimentale. Tommaso Minniti non è solo un pittore, è stato anche uno scrittore e un grande viaggiatore, un poeta e un grande viaggiatore. Ha visitato quasi tutte le parti del mondo di più interesse per un pittore, l'Oriente, ma anche l'Africa, è stato nel Nord Europa, in America, per cui ha viaggiato moltissimo e tutta questo bagaglio esperienziale è stato trasferito sia nelle sue poesie, nelle sue raccolte poetiche, sia nei suoi quadri. Quindi diventa un'occasione questa offerta dal Circolo Culturale Reggio Miuli per riscoprire il percorso e i viaggi di Mintom attraverso sia la sua pittura sia le sue raccolte poetiche. La mostra l'abbiamo anticipata perché domani, essendoci tutte queste figure presenti dal Presidente della Consiglio, abbiamo pensato di anticipare l'apertura della mostra, anticiparla in modo che domani possano vederla tutti, ecco, quando arrivano. Nella vita normale era un uomo normale, non aveva atteggiamenti da superuomo, era molto riservato, molto educato anche nel rapporto con gli altri, anche partecipando all'associazione culturale, soprattutto a Reggio Miuli, come poeta soprattutto. Era molto discreto, era un animo da bambino, se si vuole dire da una parte, è profondamente molto inquieto dall'altra, un'inquietudine che lo portava, un'inquietudine serena, si può dire, ecco, questa dicotomia, perché lui proiettava nei suoi dipinti, nelle sue poesie, cioè il suo stato animo di ricerca dell'assoluto. A volte, diciamo, mettendo in campo le sue capacità innate di pittore, non riconosciute dalla famiglia, nei primi anni della sua giovinezza, ma, espletate e messe in atto, quando già era maturo, studiando da adulto, all'Istituto d'Arte e poi all'Accademia delle Belle Arti.